Bella a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video su Daylight. Attenzione, raga, ultima puntata. Abbiamo fatto il disastro più totale. Abbiamo trovato le varie chiavi e siamo arrivati qua al nuovo punto. Interruttore, perché non attivarlo? Cosa abbiamo acceso questo interruttore? Boh. Ok, poi vorrei sapere anche chi è questo che parla al telefono. Boh. Allora, Medisland Hospital, 13 ottobre 32, riavvio elettricità del ponte. L'altro giorno abbiamo quasi perso il ponte a causa delle piogge. Ricorda quando abbiamo liquidi in eccesso attraverso il sistema, dobbiamo alzare il ponte e la sola via d'uscita di qui. Se va di nuovo via la luce, deve essere riavviato perché si rimette in funzione tutto il personale della sala pompe, deve conoscere questo procedimento. Non vogliamo che qualcuno resti bloccato qua giù e perda il traghetto per tornare a casa. Attenzione, a casa, la parola magica. Qua c'è altra roba, attenzione. Lo abbiamo trovato, sapevamo che era turbato dai cattivi rapporti con altre guardie, ma il dottore ha detto che il suo diario lo aiutava. L'ho letto in cerca di una lettera d'addio o qualcosa del genere, ma l'ultima nota sembra non avere alcun senso. La riporto per dovere di cronaca e sarà consegnata alla polizia in caso qualcuno vi riconosca. Un messaggio criptato 1313 1313 1313, bla 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 bla. Non conosco i messaggi criptati. Dottore, ho fatto quello che mi avete chiesto. Il dossier della paziente 13 è stato distrutto e tutto quello che ha posseduto, indossato, creato è stato bruciato nella fornace delle fogne. Come faceva a sapere di quella fornace? Pare che non sia stata usata da decenni. Raga, qua stanno succedendo cose bruzze. Noi abbiamo ancora tre. Qua è cascato tutto. Allora, il ponte. Sarà questo il ponte? Sì, no, sì, no, no, sì. Sì, no, no, sì, no, sì. Ah, sì, dobbiamo attivare la leva qua. Ecco il ponte. Abbiamo due bengala, se spunta la brutta signora. Siamo per ora coperti. Allora, ma qua è chiuso. Vabbè. Ci ha trollato sto ponte. Beh, forse c'è un passaggio qua. Sì. Passaggini, passaggioni. Allora, attenzione. Andiamo a vedere se spunta fuori qualcosa di brutto. Aia! Chi va là? Non si passa qua, regà. Ah, si è aperta la porta qua. Una porta segreta. Andiamo a vedere dove conduce. Fuori! Una nuotata, no grazie. Ok, ragazzi, siamo fuori finalmente. Questa quindi è un'isola dove tenevano i carcerati, cose. Dici che verrà anche qua la brutta signora? Beh, secondo me sì. In acqua si può andare? Faccio un bagnetto? No. Muro invisibile. Ok, si va di qua. Volevo farmi un bagnetto dopo tutto questo che ho passato. Un bagno fresco. Allora, mi sa che siamo quasi al termine, raga, perché se siamo usciti fuori. Qua c'è qualcosa. Signori, sebbene alcune parti dell'ospedale abbiano bisogno di molte più cure di altre, credo che potremo inaugurare l'ospizio entro un anno. Proprio a fianco dell'ospedale c'è un bosco che ha tutto quello di cui abbiamo bisogno: storia, carattere e una tale bellezza che le parole non possono rendergli giustizia. Sebbene le voci sul problema dei corvi siano fondate, sono fiducioso sul fatto che riusciremo a debellarlo nel giorno di qualche mese. Se riusciremo a completare la struttura nel giro di 2 anni, penso che riusciremo a capitalizzare sulla popolazione più ricca della città, offrendo loro uno splendido posto in cui passare i loro ultimi anni. Distinti saluti, balabim balabum. Ok, c'è una foresta? Io però voglio andarmene via. Là c'è la città, luci della città. Mazzuna, via, scappando, muri invisibili. Allora, a me basta che mi spunta fuori la brutta signora. Per il resto, raga, sono molto felice. Qua, usa. Cosa abbiamo attivato? Boh. Allora, per ora minaccia non c'è. Abbiamo attivato l'acqua. Usa. E non me lo fa usare.
Easy rect, qua cosa c'è? Ma perché non me lo fa usare? Forse ci manca qualcosa. Foglietto. Ah! Una foto di uno in terra. Allora, questo non lo possiamo usare, quindi... Perché mi dice usa? Ah, enigmini enigmoni. Posso salire qua sopra le casse, no? Enigmini enigmoni time, belli miei. Quanto si può passare? No. Questa non si può rigirare. Dietro non posso passare. Enigmini enigmoni. Allora, qua tocca capire che bisogna fare. C'è il rumore della nave. Allora, ragioniamo. Sicuramente una di queste casse si può scavalcare, no? No. Le scatole con una corda possono essere spostate. Ah, eccola. Dov'è la scatola con la corda? Qua dobbiamo spostare qualche scatola. Questa non c'è la corda. Scatola con la corda. Questa? No. Scatola con la corda. Non vedo scatole con la corda io, regà. Voi vedete scatole con la corda? O so cieco, un attimo. Scatola con la corda. Ah, io non vedo. Mazzuna, ragazzi, scatola con la corda. Dove sta la scatola con la corda? Questa? Non c'è la corda, però. Meno male che non spunta la signora qua. Dov'è la scatola con la corda? Non mi sembra. Qua sento rumori di vaporetti. Qua non vedo scatola. Madonna, adesso trovo la scatola con la corda, eh? Sta a vedere che da Easy Rect. Ma sto coso non capisco. Usa e non me lo fa usare. È questa? No. Questa no. Questo? No. Scatola con la corda. Non c'è scatola con la corda qua, belli miei. Qua ci sta trollando il gioco. Un attimo, odio gli enigmini enigmoni, raga. Voi lo sapete bene che lo zio li odia. Aspetta, aspetta. Questa? Ma non c'è scatola con la corda. Ma dove l'ha vista la scatola con la corda questo? Adesso controllo tutte le scatole una a una. Io non vedo scatole con la corda. Aspetta, forse c'è la corda, sì, ma non c'è la scatola con la corda. Qua c'è la corda, ok. Oh! Eh? Cosa? Si è buggato. Oddio. Oh mio Dio, si è buggato. Questo gioco, ragazzi, emana profumi diavolici. Profumi proprio di quelli appena sfornati. Ma che cavolo? Puoi farcela, carica matona. Io veramente, ragazzi, io non ho parole. Non ho parole, Dio, non ho parole. Speriamo che almeno mi ha salvato lì, se no... Spero di sì, ragazzi. Madonna, cioè, ma ci rendiamo conto, raga? Ci rendiamo conto del flauto lento che emana questo gioco? È carino, ma è pieno di bug, raga. Pieno, pieno. Poi qua, caricamenti infiniti. A 20 anni per caricare una cosa, una... Ma... Ecco, prendi il cellulare, che non lo prendi mai. E siamo... Ma secondo me era buggato, eh. Sicuramente qualcosa... Vabbè, ritorniamo qua, sappiamo già cosa dobbiamo fare. Qualcosa sarà buggato, sicuro, guarda, 100%. Vediamo se può passare qua, no. Sicuramente qualcosa di buggato c'era.
non c'è niente. C'è il foglio che lo dobbiamo prendere. Ok. Allora. Qua si bugga. Vediamo se riusciamo a salire qua. In qualche modo. Le scatole con la corda possono essere spostate. Ho capito, ma qual è la scatola con la corda? Qual è la scatola con la corda? Non ci sono scatole con la corda. Siamo adesso bloccati qua, ragazzi. Mazzona che... Sto schiacciando R2, spostando, non fa niente. Ma... Vediamo se riusciamo a buggarlo di nuovo. Questo non me lo fa prendere. Che dobbiamo fare qua? Forse questa è la scatola con la corda. Qua ci siamo buggati. Qua. Ah. Ho trovato il bug del gioco. Vai, sali. Ok. Ma dirmi che era così da fare, eh. Non ho idea, raga. Non lo so se era così. Però siamo arrivati oltre. Quello è l'importante. Va bene, vai. Andiamo. Allora, si ritiene che l'impiegato sia sopravvissuto alla caduta, ma sia in seguito deceduto a causa delle ferite riportate. Singolare perdita dei bulbi oculari che alcuni imputano alla caduta. I medici avrebbero voluto condurre un'autopsia, ma abbiamo deciso di classificare questa morte come un incidente e passare oltre. La famiglia del defunto è stata avvertita. Ok, siamo arrivati fin qua. Non so, siamo arrivati in qualche modo che sicuramente... Ma forse era così? Eh sì, mi sa di sì. Però cioè te vai a capire che devi stare lì, poi si bugga se vai in acqua. Cioè robe assurde comunque. Andiamo qua? Come saliamo? Oh, è chiuso. Arrampicati, vai. Ecco la scatola con la corda. Ecco la scatola con la corda. Allora, mi sa che dobbiamo mettere là sta scatola con la corda. No, voglio trascinarla. Ok. Vediamo un po' se possiamo salire qua. Arrampicati. Ok. Sì, mi sa che dobbiamo... però qua non mi fa salire. Sì. Mi sa che dobbiamo fare scavalchini scavalconi qua, eh? Vai, sali anche qua. Ma qua non sale, non gli piace salire. No, non sce... Regà, stanno succedendo cose strane. Ok, vabbè, importante siamo entrati qua dentro. Vai. Fatto male, tio. 26 maggio, oggetto circostanze inspiegabili sul luogo di lavoro. Numerosi lavoratori riportano strani episodi. Alcuni riportano di vedere persone ai margini del loro campo visivo, ma di non vedere nessuno. Si guardano direttamente allo stesso luogo, una sensazione generale di sentirsi osservati. Sembra essere diffusa da tutti gli operai. Ci credo, c'è quella là in giro, c'è la brutta signora in giro. Ci credo. Traghetto prende fuoco. Un'altra tragedia colpisce New Kipling. Questa volta il traghetto Anolo Compass Lilly ha preso fuoco durante una circumnavigazione di Mid Island. Si stima che sulla nave vi fossero 1300 persone, di cui solo 330 sono state tratte in salvo. I superstiti sono stati immediatamente condotti nell'ospedale, dove hanno ricevuto le prime cure, eh? Bel posto per ricevere le cure, l'ospedale. Bel posto. Comunque. Un altro foglio, pieno di fogli, raga. Foglietti. Ancora, prende fuoco. Abbiamo già letto quel foglio lì. Allora, vediamo qua se c'è qualcosa di buono per noi. Qua è zona Enigma Time. Ecco qua, ha preso fuoco l'ospedale pure. Tutto fuoco ha preso. Non si può sfuggire dal destino. Ah già. Allora andiamo avanti, va? Perfetto. Oddio, siamo nella foresta. È qua. Ecco! E mo? No, ma dobbiamo cercare qua nel bosco. Cioè, si è attivata anche la minaccia, quindi c'è la brutta signora qua. Sì, come facciamo qua?
È enorme il bosco. Come facciamo a trovare la roba qua? Sera. Eccola! Eccola! Eccola che arriva. No, no, per favore. Tengo famiglia, levati. Tengo famiglia. Vabbè, abbiamo due bengala, eh. Bengalini, bengaloni. Dobbiamo trovare le reminiscenze, ma. Cioè, le reminiscenze sarebbero i fogli. Io sto facendo il giro al lato, intanto. E urla che non urli mai. Gira al lato per vedere se. Quanto è grande sta foresta. Senti che vicino. No, no, ti incastra qua però, lo so che è vicina, Che devo fa? È vicina. Dice che è vicina. Allora, la porta è qua della fuga. Però ci manca la chiave. Ah, intanto abbiamo già trovato la porta. Però penso che qua. Sì, ma dove le troviamo le reminiscenze qua? Allora, là c'è un pozzo, una casa. Eccola, eccola. Sono tutte in quell'albero. Dimmi di sì, però no, ce n'è solo uno. Eccola. Eccola. Che arriva. Dov'è? Oh! Dov'è il foglio? Raga, mi trolla sto gioco. Questo albero, vai. Prima che arriva. Allora, tutti i capimastri vi preghiamo di informare gli operai che domattina a partire dalle 9 eseguiremo un'analisi del terreno. Scegliete due o tre degli operai più esperti come aiutanti. Tutti gli altri operai devono essere all'esterno nel cantiere senza paga fino al mattino seguente. Senza paga. Se avete domande, contattare l'ufficio. Allora, un foglio l'abbiamo trovato. E l'altro foglio dov'è? Mazzuna cara ragazzi, trovando fogli in giro qua. No, eccolo, eccolo, eccolo. Stanno negli alberi le reminiscenze. Vai. Oh, arriva. Il consiglio comunale discute una possibile inchiesta caldeggiata dal consigliere Anthony, Ministeri, Sicurezza e Cantieri. Anche leva, leva. Devo trovare le reminiscenze io. Posso perdere tempo a leggere. Urla che non urli mai. Ma c'è una! Dai, raga, due fogli ci mancano. Vale a trovare però sti fogli. Scegli il tuo terreno. Qua cimitero. Mamma mia, inquietante. Però c'è reminiscenze, non ne vedo qua. Dove diavolo sono le altre due? Eccola che arriva. Sento il suo brutto rumore dietro, ma io non mi giro. Io non mi giro. Di qua o di là? Questo mi prende pure in giro, mo. Mi prende pure in giro. No, 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 no. Ma chi è? No, no, io non mi giro. Sento dei rumori strani dietro. Ma finché non perdo vita, guarda. No, 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 no. Spuntini, spuntoni. Ma chi è dietro? Sento grum grum. Mo' l'accendo il bengala, sta attenta. Ne ho due. Ne ho due. Se mi giro mi fa rect. Raga, devo trovare due reminiscenze, ma io non vedo niente. Dove stanno? No, 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 no. Senti, non voglio girarmi, raga. Perché non mi interessa girarmi, voglio solo trovare le reminiscenze. No. Dietro sta succedendo qualcosa, raga, non mi interessa. Giriamoci. No, 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 scherzavo, 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 scherzavo. Ah, sta parte del bosco. Aspetta, aspetta, qua su non sono ancora stato. Speriamo che qua. Sulla collinetta. Dai, corri, non corri più. Oh. Sì, è! Oh mio Dio! Non c'è più, gente impiccata. Ma non c'è il foglio qua. Qua non c'è il foglio, Madonna! E dov'è il foglio? Oh! Chi va là? Quasi uscita dalla buca del coniglio. Quasi no, mancano due fogli.
Mi mancano due reminiscenze, ma qua è impossibile. No, 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 via, via, scappa, scappa. No, Dio, no, 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 no. Ma perché non c'è qua il foglio? Oh, e si incastra, Dio. No, non ti incastra. Allora, il problema è che c'è quella che ti segue, allora devi fare le cose di fretta. Io potrei andare piano piano e le trovo, ma vedi che senti rumori strani, robe... Rumori strani. Qua reminiscenze non c'è neanche l'ombra. No, no, non ti incastrare. Il laghetto. Il laghetto putrido. E mo arriva, eh. Ma si può andare nel laghetto o muore? Nel laghetto, boh. C'è una casa qua, questa non l'avevo vista prima. Ecco, ecco, ecco la luminescenza. Prendi. Prendi. Ok. Allora, New Kipling si è associata con Investment per restaurare Midaisen in vista della costruzione di una struttura per la cura e l'accoglienza di anziani. Grazie alla generosità della alcuni settori sono stati restaurati, ripartiti. Una volta che l'ospizio sarà completato, il personale medico sarà riaccolto e il vecchio ospedale sarà demolito. La città di New Kipling è entusiasta dell'opportunità di ricostruire una delle pietre miliari della sua storia. Qua dentro l'ultima, ecco l'ultimo. L'ultimo foglietto. Prendi. Ok, c'è gente parecchio. Tutte le mattine manca qualcosa che la sera prima c'era. Inoltre abbiamo già superato il budget. Continuano a succedere incidenti. Sembra qualcuno dispi di notte il lavoro che noi facciamo di giorno. Alcuni vogliono incassare la paga in sospeso e filarsela. Che devo fare? Assumere Crumiri? Oddio, via, 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 vai via. Iniziare è qui, lo so che è qui. Però dobbiamo trovare l'oggetto per la chiave, là. It's here, ce n'era più di una, erano due. E mo la chiave? Dov'è? Dobbiamo trovare la chiave per uscire da questo brutto posto. Io non ci sto a capire niente qua. Allora, le reminiscenze le abbiamo trovate tutte. Ci manca la chiave e poi ce la possiamo filare, belli. Va, va, va. Brucia all'inferno! Che ne so, qua è quella casa di prima, eh. Oh no, è un'altra questa. Dai, 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 dai. Raccogli. Via, via, non mi interessa. Sento il rumore di dove c'è la chiave. Altre luminescenze. Durante un'analisi del terreno. Con un macchinario pesante che ha causato lo schiacciamento e la morte dell'operaio Warner, ma i dettagli sono stati pubblicati. Un'indagine si attende un commento. Ok, qua è morto qualcuno. Oh no no! Via, via, via! Oh no, regà, wow, 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 è pieno! Dov'è? Dov'è la chiave? Eccola, eccola, eccola! Eccola, prendi. Fuggete! Scappate! Che succede? Scappando! Ok, ora dobbiamo ritrovare la porta, che non mi ricordo dov'è. Raga, non possiamo usare il bengala, Raga, non... Spero che era di qua. Io non mi ricordo dov'è la porta. È dietro, raga, è dietro. Con la bambola brutta, qua, qua, qua. Bambola putrida. No, 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 non mi spuntare. Devo trovare la porta, sennò ci dobbiamo rifare tutto da capo e non mi ricordo dove sono le cose. È qua, è qua, è qua. È qua! È la Peppa Pig! Via, via, esca ancora? Non è ancora finita la situazione? No. Chi va là? Tutti impiegati, la compagnia decide di abbandonare il progetto di costruzione dell'ospizio di Medaila. Interrompete immediatamente i lavori. Il lavoro aggiuntivo non sarà corrisposto dalla GNG. Ma che sta succedendo qua? Eh?
Labirintini, labirintoni. Raga, abbiamo finito il Bengala, eh? Se quella spunta di nuovo, boh, non so cosa fare. Ma che è sto casino? Vai. Brutte notizie, stamattina per la città di Kipling ha reso noto l'abbandono del progetto della casa di riposo. Il portavoce ha annunciato pubblicamente ai residenti di causa delle pericole instabili, condizioni del suolo, interrotti i lavori. Hanno interrotto i lavori, fatto bene. Comunque, raga, in questo ospedale sono morte parecchie persone. C'è stata una strage. Qua c'è un labirinto. Qua. Oh! Eh? Run! Oh mio Dio, e mo? No! Si muore qua! Sali! Vabbè, rect. Madonna cara! Che devi fare? Se non si alza questo, non è che possiamo. Rect. La morte, la grande livella. Vabbè, raga, direi che per questo episodio possiamo fermarci qua. Andiamo a vedere, a scoprire il prossimo episodio. Mi sa che siamo alla fine del gioco, eh. Prossimo episodio andiamo a vedere come finisce perché Matsuna non è sopportabile. Comunque, lasciate un bel like, lasciate tanti bei commenti e noi come sempre ci becchiamo al prossimo video. Bella, raga.